Questa è la carbonara ubriaca che sembra una gricia. Quindi di fatto oggi tutto questo mondo che in queste due giornate tratteremo diventa premium price, anche perché poi non dimentichiamo che le aziende devono vendere, rivendere e fare anche il loro mestiere, per cui sono chiamate ad essere, no, importanti socialmente. Tutti impazziamo per i piatti, l'impiattato come si chiama, no, degli chef. Chi non ha mai resistito a fotografarsi il piatto prima di mangiarselo e l'ha postato su Facebook? Beh, ha fatto comunicazione, ha fatto una buona comunicazione. È sempre bello vedervi qui e vedere questo elenco di partner, di marchi che aumentano. Ma ho notato anche che si è passati dalle prime edizioni con tanti marchi di, diciamo così, di food a partner di comunicazione e anche sempre più istituzionali. Noi cerchiamo di fare innovazione su due fronti. Uno, facendo diventare, e questo è quello che cerchiamo di fare da sempre, il di nuovo protagonista l'agricoltore. In un mondo in cui si compete a sempre più alti livelli ed a livelli sempre più complessi, l'agricoltore non può più immaginare di stare da solo. Dare delle soluzioni nuove ai problemi e alle esigenze dei consumatori, nel caso ovviamente delle imprese agricole. Questa è l'innovazione. Acqua Filetta in Purezza è un progetto, un hashtag di Acqua Filette, 0,3 mg di nitrati, quindi quasi zero, arsenico assente, una delle acque più pure del mondo. È vero che sta cambiando tutto, ma fino a un certo punto, perché quello che sta cambiando sono gli strumenti che sono completamente diversi. Strumenti che in questa fase della comunicazione stanno creando un gap, un divario tra quello che c'era prima e quello che ci sarà dopo, e in questo momento siamo in un periodo neutro, che quindi però è un periodo di grande vivacità e di grande sperimentazione. Perché ricordiamoci che il food all'interno degli eventi costituiscono degli asset fondamentali per creare memoria emozionale nel confronto di chi partecipa. Perché bisogna mischiare. Noi vorremmo che il mercato mediterraneo sia una manifestazione che si dedichi al business e quindi vengano le aziende per poter vendere il prodotto e dove allo stesso tempo si possa costruire in maniera collaterale anche una forte attività di cultura e di sviluppo di quelle che possono essere anche attività collaterali che poi magari destano interesse anche verso il consumatore. Turincap Italiano è un'istituzione, una grande istituzione italiana da 123 anni, un'istituzione che ha sempre innovato con attenzione al turismo intelligente e consapevole. Negli ultimi due anni, con una società apposita che si chiama Turin Digital, abbiamo sviluppato questo nostro posizionamento sul digitale, raccogliendo risultati veramente importanti. Abbiamo brevettato un macchinario che insieme a un consumabile pura polpa di oliva permette di fare l'olio extravergine d'oliva direttamente a casa propria. L'innovazione deve per forza passare attraverso la formazione del futuro, quindi millennial, e lo stiamo facendo attraverso un progetto che si chiama Lavoriamo. Noi abbiamo consorziato 8 aziende di eccellenza artigianale romana e attraverso questo abbiamo dato una borsa di studio per l'istituto alberghiero Safielis, con un'alternanza scuola-lavoro che consente alle ragazze di passare un anno e mezzo con noi e con queste aziende, sperando poi di avere le risorse per il prossimo futuro all'altezza. E Bottega Portici è un progetto di street food contemporaneo dove posizioniamo una sfoglina in vetrina, nel punto vendita entra la farina e le uova, da lì tutto nasce perché la professionalità della sfoglina è produrre pasta fresca. L'unicità del nostro progetto e anche un po' del nostro prodotto è di aver unito il cibo, il buon cibo made in Italy, qualcosa di associato al Mediterraneo come l'arancia, con qualcosa che è anche se associato al made in Italy come il fashion, e aver creato un prodotto unico, cioè un tessuto sviluppato a partire dagli agrumi.
vermouth di per sé è un prodotto antico, è un prodotto che è fatto di vino al 75% e di erbe botaniche eccetera, quindi vuol dire che è nostro, e questi sono dei valori che possono fare la differenza. Dare valore a tradizioni, a quell'asse di enogastronomia che attraversa tutta l'Italia, e farlo conoscere al mondo intero. Dove? Nelle case, perché è lì, nelle nostre cucine, che si nascondono i segreti del nostro sapere culinario. E per noi l'innovazione è preservare, coltivare ed aiutare le nuove generazioni di allevatori, di aziende agricole, di caseifici a non perdere la tradizione del settore lattiero-caseario. Vino e sapori. Quindi mettiamo nello stesso contenitore sì il vino, ma anche quello che è tutto il resto, l'agroalimentare. Sapori poi implica anche la cucina, quindi la parte della ristorazione. L'innovazione per quanto riguarda la comunicazione del cibo è assolutamente fondamentale. Consente di raggiungere con magari la tua piccola produzione luoghi del mondo che non avresti mai pensato di poter così, se non altro, condividere e raccontare. Cibo, jazz and wine vanno benissimo insieme perché uniscono gli stessi tempi mediativi, la stessa passione e la stessa cultura. Il Festival del Giornalismo Alimentare nasce per soddisfare meglio il diritto che tutti i cittadini hanno a una migliore informazione, in questo caso un'informazione alimentare, che è il settore, il segmento dove forse si stanno riversando passioni, paure, identità, molto più di tanti altri settori. Quest'anno sulla Food Innovation è stato sicuramente di grande stimolo, perché ci ha permesso di ricondurre a sistema tutta una serie di argomenti che finora abbiamo visto letti un po' frammentati nel mondo del food and wine. Quindi il fare sistema è stato forse il leitmotiv in assoluto più forte sentito in queste due giornate e mezzo di Food and Wine & Co. che si sono tenute, come sapete, a Cinecittà Studios ed oggi a Mercato Mediterraneo Fiera di Roma. Abbiamo bisogno di professionisti, giovani, ma soprattutto preparati, perché l'Italia, considerate che Roma è il 20° posto nei convegni mondiali, non possiamo rimanere così indietro. E questo è anche siamo a questo livello perché mancano professionisti. Perciò ben vengano professionisti giovani e soprattutto preparati.